Namaste, Meronamine Nao, sono una ex studentessa dell'Università di Padova, mi sono laureata in istituzioni e politiche per i diritti umani e per la pace. Sono stata anche volontaria di servizio civile presso il Centro di Diritti Umani dell'Università. A partire da giugno del 2017 sono stata coinvolta in un progetto di servizio volontario europeo dal titolo Volunteer Better Environment, Better Tomorrow. È un progetto di 150 giorni nella terra degli dei a Kathmandu. Si tratta di un progetto di educazione ambientale, di sviluppo sostenibile, ma soprattutto di promozione di un turismo più responsabile. Quindi la mostra è proprio un evento conclusivo di questo lungo progetto, di questo lungo cammino, che vuole raccontare il mio Nepal e vuole raccontare appunto questa esperienza non solo da un punto di vista, possiamo dire, professionale, ma anche dal punto di vista personale. C'è poco materiale e soprattutto in italiano su questa terra che è affascinante, ma che dal 2015, soprattutto a seguito del terremoto, sta soffrendo di gravi problematiche sociali, economiche, politiche e infrastrutturali. Quindi diciamo che il mio viaggio sì è partito a monte molto prima del 1 giugno del 2017, quando ho iniziato a fare una ricerca bibliografica sulle condizioni del Nepal, sulla situazione politica, sulla situazione culturale, storica, religiosa. Raccontiamo quella del volunteer. Questa è una foto apparentemente istituzionale. Questo bimbo nella scuola di Gyanodaya ha vinto il primo premio. Potete vedere lo sguardo felice nel ricevere il diploma, nel ricevere i colori, c'è anche un pallone. Ma la storia che vi voglio raccontare non è tanto quella della premiazione, ma il fatto che questo bambino all'interno della sua classe, forse per etnia, forse per status sociale, veniva discriminato dai suoi stessi compagni di classe. Senza raccontare tutta questa storia alla giuria internazionale composta dai volonturisti, in fase di selezione dei disegni hanno deciso di premiarlo perché il suo disegno era l'unico che rifletteva il senso stesso del progetto, ossia la raccolta differenziata. Era stato l'unico bambino a dividere in maniera concreta, in maniera assennata, quelli che erano diversi materiali, in diversi cestini. Vi voglio presentare la mia famiglia. E voilà! Questa foto è la mia famiglia nepalese. Una famiglia allargata. Casa Puyal, nel villaggio di Cravastali, composta da un papà, Vinu, da una mamma, Suba, che aveva esattamente 4 anni più di me, e due bimbi. La famiglia che andava al di fuori anche di quelle che sono le regole tradizionali. Infatti, anche se di casta brahmana, quindi per l'induismo una casta superiore, seguivano le tradizioni, ma c'era sempre una regola, qualche regola che veniva in qualche modo violata. E aperta, io parlavo di diritti delle donne con mio papà, Vinu. Lui in realtà crede che fortemente nell'educazione. Si rende conto che la condizione delle donne in Nepal è una condizione difficile. Si rende conto che le donne hanno bisogno di una scolarizzazione più alta. E crede fortemente nel potere dell'educazione come mezzo per un empowerment non solo della donna ma anche di sviluppo sostenibile per il paese. Questa esperienza è stata memorabile, forse perché il Nepal è una terra che ti entra dentro e cambia il tuo modo di vedere il mondo. Quindi sì, io vorrei tornare in Nepal, sto pianificando di ripartire, non escluderò il fatto di poter ancora insegnare l'importanza delle tre R, riusa, riduci e ricicla. Io consiglio vivamente a tutti di provare questa esperienza, soprattutto attraverso il Servizio Volontario Europeo, che è un'esperienza di vita, di crescita, un'esperienza che ti permette di vedere il mondo sotto un altro punto di vista, lavorando proprio a contatto con la popolazione locale e divenendo parte di un nuovo contesto culturale al di fuori della propria comfort zone. Meronamine Nao? L'abbiamo detto? Ah, del mio nome?
L'aggiungiamo in coda. La cosa particolare è che io sono arrivata in Nepal con il vento del monsone. Me ne sono andata con l'alta stagione ed è interessante sapere che il mio nome in nepalese significa sbaglio, cioè qualcosa di sbagliato. Quindi una volontaria locale ha iniziato a chiamarmi My Dear Mistake, mio caro sbaglio, e forse qualcosa di positivo negli sbagli c'è, perché dagli errori, si sa, si può sempre imparare qualcosa. Namaste e Dhanyabad, grazie mille. Come on, don't talk to us.